Zona bianca da stasera, addio al coprifuoco, nessun limite per i tavoli all'aperto in bar e ristoranti e ripartono anche le cerimonie senza il numero chiuso. Intanto i cittadini si dividono tra chi teme la ripresa dei contagi e chi è felice della ritrovata libertà. Assalto all'ambulanza, siamo come in guerra dopo una rissa in piazza a quattro giornate. Un gruppo di facinorosi ha preso di mira il mezzo del 118 con stranghe e persino una pistola. Il direttore della Centrale Operativa Giuseppe Galano denuncia violenza senza motivo. Gruppo WeBuild costruirà la tratta Orsara-Irpini, è stata ritenuta la migliore offerta per il contratto per la progettazione e l'esecuzione della linea ferroviaria Napoli-Bari tra Valle Ufita e Stazione Pugliese. I lavori in consorzio con la società Pizzarotti e le speranze dei sindaci Irpini. Ginecologo morto a Milano, la perizia e omicidio. Si riapre il caso del medico Stefano Ansaldi, morto in circostanze ancora misteriose nel capoluogo lombardo lo scorso 19 dicembre. Una superperizia presentata dalla difesa della famiglia smentisce la tesi del suicidio. Violenza a Benevento, la rabbia del sindaco Mastella conferma tolleranza zero dopo l'ultimo grave episodio in piazza Piano di Corte, pronto a chiudere le aree della Movida se non si ferma questa escalation di violenza, ma episodi allarmanti anche in Irpigna, a Pomigliano e a Salerno. Caldo record, corsa alle spiagge salernitane, weekend da tutto esaurito, ripartono alberghi e bed and breakfast, subito pieni i litorali, la stagione balneare entra nel vivo tra Cilento e Costiera, ma non mancano le polemiche, i cittadini chiedono più pulizia e manutenzione sulle spiagge. Questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696. La campagna da oggi è in zona bianca, via il coprifuoco, nessun limite per i tavoli all'aperto, in bar e ristoranti e ripartono anche le cerimonie senza il numero chiuso. Intanto i cittadini sono divisi tra chi teme una ripresa dei contagi e chi eh, si gusta la ritrovata libertà. Vediamo. Da oggi 21 giugno la Campania, come tutta Italia, tranne la Val d'Aosta, diventa zona bianca, flette ancora la curva dei contagi, 82 nuovi infetti nelle ultime 24 ore, cala l'indice di positività che si attesta all'1,25%, decade il coprifuoco, ma restano ancora in vigore l'obbligo di distanziamento e di indossare le mascherine, nessun limite di commensali per i tavoli all'aperto dei ristoranti, massimo 6 persone invece all'interno, salvo che siano tutti conviventi. Gli spostamenti consentiti in tutte le regioni zona bianca nessun limite di invitati ai matrimoni, obbligo però per tutti di Green Pass, vaccinazione o tampone recente. Si allentano dunque le maglie delle restrizioni e le persone però sono divise tra chi è favorevole a questa maggiore libertà e chi ha ancora paura del virus. Ho speranza nel fatto che sia questa è stata l'ultima volta che sono state restrizioni e tutte le altre cose. Se c'è la sicurezza va bene anche la zona bianca. La zona bianca speriamo che ci dia la chance di ripartire definitivamente. Beh, I vaccini sono una salvezza per noi, almeno momentaneamente. Per quanto riguarda il resto della zona bianca, credo che sia un po' prematuro. Speriamo bene, noi tutti aspettiamo una cosa del genere, sinceramente. Perché sono quasi due anni che stiamo in questo stato. Non so se, lo, se andrà bene perché si accalcano troppo. Se parte qualche variante, riparte tutto da capo. Ben venga la ripresa, soltanto così l'Italia diciamo, può andare avanti. Auguri all'Italia tutta intera. Eh. Ancora un assalto ad un'ambulanza a Napoli, stavolta con pistola e spranghe. Il dottore Galano, responsabile del 118, dice: Siamo in guerra, vediamo. Inseguiti e costretti a fuggire con due feriti a bordo dell'ambulanza sotto la minaccia di una pistola, ennesimo atto di intimidazione ad un equipaggio sanitario del 118 in una Napoli violenta dove aggressioni, insulti, minacce si susseguono in una inquietante escalation di violenza in città. E così l'altra notte al Vomero il personale a bordo dell'ambulanza aveva appena caricato a bordo i due giovani quando si sono materializzati i presunti aggressori, alcuni dei quali impugnavano anche mazze da baseball, il branco attentato a diri di salire sul mezzo per continuare a pestare i malcapitati ma in qualche modo medici e infermieri sono riusciti a chiudere il portellone. Stigmatizzo e sottolineo che chiaramente la violenza, l'aggressione non dovrebbero mai essere assunte da, da, da nessuno. Questa volta però io sono convinto che l'aggressione non era verso di noi ma era verso uh, queste persone che avevano trovato rifugio. Forse nella nostra ambulanza. Una maggiore attenzione eh, ci vorrebbe da parte anche de delle forze dell'ordine e qualche presidio in più. Ma intanto solo poche ore dopo il personale della postazione aeroporto è stato vittima di una nuova aggressione. Erano impegnati i sanitari in un soccorso ad un senza fissa dimora quando sono stati brutalmente aggrediti dallo stesso che ha scagliato la barella contro un'auto in sosta. Feriti i sanitari hanno chiamato un nuovo equipaggio, anche loro fisicamente e verbalmente aggrediti. Il paziente è stato bloccato e sedato dalla polizia per essere trasportato poi all'ospedale del mare. Una colpa che andava lavata con il sangue, il tribunale della Camorra aveva deciso che quell'uomo doveva morire perché aveva una relazione con la moglie di un affiliato del clan detenuto in carcere. È stata anche scavata la fossa ad Arzano, come nell'area nord di Napoli, ed era fissato l'appuntamento. Ma un'indagine della polizia è riuscita a bloccare i sicari e ha arrestato i responsabili. In carcere, con un decreto di fermo, poi convalidato, sono finiti il boss Antonio Abinante, il figlio Raffaele. Gli affiliati Antonio Esposito, Paolo Ciprio e Salvatore Murreale. Nonostante alcune perquisizioni mirate per far desistere bossi e affiliati, il clan ha continuato nel suo progetto. In un video, anche il momento preciso nel quale gli affiliati hanno scavato la fossa. L'uomo, identificato dopo alcuni giorni di ricerca, doveva essere ucciso anche se faceva parte della cosca abbinante, egemone a Scampia, quartiere nord di Napoli. Aggiudicata la WeBuild la progettazione esecutiva della tratta Orsara-Irpigna dell'alta capacità Napoli-Bari. Il progetto permetterà la creazione di 15.000 posti di lavoro. Soddisfatti i sindaci? Vediamo. Il gruppo WeBuild è la migliore offerente per il contratto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione della linea ferroviaria Alta Capacità Napoli Bari, tratta Orsara Irpinia, del valore di poco più di un miliardo di euro. I lavori che saranno gestiti per rete ferroviaria italiana una volta giudicati saranno eseguiti da un consorzio in cui il gruppo WeBuild è leader con una quota del 70% insieme a Pizzarotti. Il nuovo risultato segue la recente aggiudicazione di un altro lotto di 11,8 km della stessa linea tra Orsara e Bovino del valore di 367 milioni di euro. Il progetto che permetterà la creazione di 15 mila posti di lavoro rappresenta un ulteriore contributo nella direzione dello sviluppo della mobilità sostenibile soprattutto nel sud del paese. Soddisfatti i sindaci interessati dall'opera a cominciare dal primo cittadino di Montaguto Marcello Zecchino. È una bellissima notizia, la attendevamo con con trepida attesa, una grossa boccata di ossigeno per tutti coloro che intenderanno veramente eh, saper vedere con fiducia e con ottimismo questa infrastruttura. Loro stanno realizzando un'opera per connettere i territori, per spostare eh, passeggeri e merci. Eh, noi abbiamo la necessità che quest'opera possa veramente garantire ai cittadini di sentirsi cittadini eh, del mondo. Perché le nostre sono popolazioni eh, di aree interne, di piccole comunità che eh, possono sicuramente eh, essere messi in grado di raggiungere i grandi centri. La politica comunali, Asse Manfredi De Luca sui conti del Comune di Napoli. Anche Salvini dice sì agli aiuti ai comuni in difficoltà. E sulla guerra dei simboli nel centro-destra il leader della Lega assicura stiamo lavorando per l'unità. Oggi il primo comizio di Maresca. Vediamo. La campagna elettorale per gli amministrativi a Napoli entra nel vivo ieri il faccia a faccia tra il candidato del centrosinistra Gaetano Manfredi e Piero De Luca, vice capogruppo alla Camera per il Partito Democratico. Al centro dell'incontro, i conti del Comune di Napoli. Tre le proposte emerse. Innanzitutto la battaglia parlamentare per azzerare le disparità tra nord e sud nella spesa storica dei comuni. Poi gli emendamenti al DL Sostegni BIS presentati da Piero De Luca sul rientro dal debito dei comuni in difficoltà e infine l'accordo supporto e ZES. Nel centrodestra invece sono ore decisive. La guerra dei simboli a sostegno del candidato Catello Maresca si gioca tra Roma e Napoli. Fratelli d'Italia accelera e spunta l'ipotesi di Giorgia Meloni, capolista Napoli con Rastrelli, candidato sindaco. Ma Salvini assicura «stiamo lavorando per l'unità del centrodestra, a breve arriverà una soluzione». E nel frattempo, in un'intervista al mattino, il leader della Lega lancia il consigliere Zinzi, candidato a sindaco nella città di Caserta, e dice sì agli aiuti ai comuni in predissesto come Napoli. Nel frattempo Maresca tira dritto e sfida gli avversari di centro-sinistra da piazza Egizio San Domenico a Napoli Est. Tutto pronto per il comizio del magistrato Antica Morra a Ponticelli, questo pomeriggio, per lanciare la sua candidatura. E non è un caso che Maresca abbia deciso di puntare tutto sulle periferie, lanciando il guanto di sfida agli avversari proprio dalla zona orientale, ex Roccaforte Rossa, sulla quale si sono poi imposti 5 stelle sia alle politiche del 2018 che alle europee del 2019. La cronaca il ginecologo di Napoli Stefano Anzaldi non si è suicidato, una nuova perizia potrebbe portare all'ipotesi dell'omicidio. I familiari del professionista si oppongono alla decisione della Procura di Milano sull'archiviazione del caso come suicidio. Vediamo. A febbraio scorso l'inchiesta sulla morte del ginecologo napoletano veniva chiusa come suicidio. Oggi invece una perizia potrebbe cambiare tutto e avvalorare la tesi sostenuta dalla famiglia del professionista ritrovato senza vita a Milano il 19 dicembre scorso con un taglio alla gola. Gli avvocati che difendono i familiari di Stefano Ansaldi hanno deciso di opporsi alla richiesta d'archiviazione. Secondo il medico legale è da escludere l'ipotesi del suicidio piuttosto le risultanze tecniche depositate avanzano l'ipotesi che il dottore sia stato ucciso. La perizia evidenzierebbe come Ansaldi potrebbe essere stato sorpreso alle spalle da qualcuno che gli avrebbe tagliato la gola. Una dinamica del taglio che, sempre secondo la perizia, difficilmente sarebbe stata potuta essere realizzata dalla mano del medico, se non con un movimento innaturale del polso. A terra venne trovato anche l'orologio Rolex dell'uomo, col cinturino ancora agganciato. Inoltre, il perito ha spiegato il taglio sul guanto in lato usato da Ansaldi per proteggersi dal Covid in piena pandemia come la conseguenza di una colluttazione ingaggiata con l'aggressore. Di diverso avviso invece la procura Meneghina che ha già chiesto l'archiviazione sulla scorta degli elementi raccolti dall'autopsia e dagli investigatori che pure in un primo momento avevano pensato a una rapina finita male. Fine settimana da dimenticare sul fronte degli episodi di violenza che si sono registrati in Campania a Movida, Violenta, dopo l'allentamento delle misure anti-Covid, a Benevento, a Pomigliano d'Arco e a Ariano Irpino i teatri degli ultimi episodi. Facciamo il punto nel servizio di Alessandro Fallarino. Benevento, Pomigliano d'Arco, Caserte e Ariano Irpino sono le città dove nell'ultimo fine settimana si sono registrati momenti di tensione e aggressione con persone ferite durante le ore della movida. Si parte da Benevento dove un diciannovenne è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di ragazzi in pieno centro storico. Necessarie per il giovane le cure dei medici del 118 intervenuti sul posto al pari delle forze dell'ordine. Episodi che hanno fatto scattare l'ira del sindaco Mastella. Prego tutti di essere più sereni e più tranquilli. E ovvio, se questa sanità non c'è, se sanità non c'è, devo provvedere. E quindi veramente chiudo i luoghi della movita perché non è possibile. Poi potremmo anche pensare se ci fosse la possibilità di trasferire parte della movita, che so anche fuori dal centro storico, andare da qualche altra parte, vediamo un attimo. Insomma. Indagini in corso anche per l'episodio a Pomigliano d'Arco nei pressi di Piazza Mercato dove a Darsele di Santa Ragione sono state alcune ragazze. Il video girato sabato è stato pubblicato sulla pagina Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che insieme a Carmine Donofrio, commissario a Pomigliano di Europa Verde, lanciano l'allarme e condannano l'episodio. Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha invece chiesto al prefetto di Avellino di convocare un'apposita riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dopo che in Piazza Plebiscito un giovane è stato aggredito da alcune persone. Momenti di tensione, barista aggredito infine a Caserta. Episodio per il quale le forze dell'ordine hanno però fermato un sedicenne e un ventiquattrenne. E anche a Salerno preoccupa la violenza nelle ore notturne della movida, dopo i furti a raffica terrore per una sparatoria a Salve in pieno centro dopo una lite tra giovani. Vediamo Prima i furti con spaccata, le vetrine infrante e migliaia di euro di danni per portare via pochi spiccioli. Poi gli spari con una pistola a salve al culmine di una lite nella centralissima via Roma, sotto lo sguardo di decine di persone terrorizzate. Come altrove in Campania, anche a Salerno risuona forte l'allarme sicurezza nella Movida. Il prefetto fa sapere che i controlli non verranno meno. Noi abbiamo la massima attenzione, si è intervenuti immediatamente, si stanno facendo evidentemente delle verifiche e soprattutto da parte delle forze di polizia, noi abbiamo pianificato. In sede di comitata controlli sempre molto attenti. Già da un po' di tempo lo stavamo dicendo. Mi rivolgo un po' a tutti, mi rivolgo in particolare ai giovani. Non perdiamo queste occasioni splendide di ritorno alla vita. C'è stato un richiamo preciso anche alla collaborazione da parte degli esercenti. Dal comune si prova a gettare acqua sul fuoco ribadendo che si tratta in ogni caso di episodi isolati e non convince la paventata ipotesi di coinvolgere gli esercenti nei controlli contro gli eccessi delle ore serali e notturne. Bisogna tenere alta la guardia, ma io sinceramente non darei dei segnali di preoccupazione. Mi sembra che Salerno mantiene comunque un livello di sicurezza alto. Il controllo delle persone in strada, quindi di questi fenomeni deve essere demandato alle forze di polizia. Io sono uno di quelli in cui dice che i ruoli devono essere ben definiti, gli organi di polizia devono fare gli organi di polizia, i commercianti, chiaramente i nostri commercianti no, e non, però non svaluterei il ruolo delle famiglie e dei genitori. La campagna di vaccinazione in Irpinia, l'ASL, prova a convincere gli indecisi con un nuovo Open Day Pfizer in programma per domani. Intanto giovedì associazioni e istituzioni marceranno per difendere il pronto soccorso di Solofra. Vediamo. Un altro Open Day per convincere gli indecisi. Da ieri sera al Via le prenotazioni per aderire al prossimo Open Day Pfizer, il settimo nel giro di due settimane, promosso per domani in 20 dei 22 centri vaccinali territoriali. Parteciperanno tutte le sedi ad eccezione di Monteforte e Ariano Palazzetto dello Sport. L'Open Day può partecipare sia a chi già è iscritto sulla, sulla piattaforma sia a chi ancora non ha provveduto alla registrazione. Quindi eh, in più eh, mi sento di dire di eh, spingere tutti ad accelerare appunto l'adesione sulla piattaforma Sinfonia in quanto siamo agli sgoccioli. Capisco che in questo momento forse ci sta un po' di eh, insomma ci si sta un po' rilassando, ma eh, non, non è giusto perché nel momento in cui c'è chi rimane fuori dalla vaccinazione non vuole bene né a se stesso né agli altri. Intanto giovedì pomeriggio Solofra si fermerà. Associazioni e istituzioni marceranno fino all'ospedale Landolfi per opporsi alla chiusura del pronto soccorso. Hanno garantito la loro presenza. Anche i consiglieri regionali Petitto e Ciampi. Alcuni sindaci anziché rappresentare effettivamente le esigenze che vengono dalla propria cittadinanza, eh, hanno la tentazione o, o, di fare politica su questo argomento. Il presidio ospedaliero di Solofra va mantenuto, va riaperto quando prima il pronto soccorso, perché la cosa sulla quale non si riflette abbastanza è che il pronto soccorso è un. È fondamentale per la rete dell'emergenza sul territorio provinciale. Contaggi in calo anche nel Sagno, ma sul Green Pass per i vaccini il vicepresidente dell'Ordine dei Medici Luca Milano dice una decisione che lascia sorpresi, quella di chiedere la certificazione a noi medici di base. Sentiamo. Per me è una bocciatura netta questa di eh, chiedere ai medici di famiglia di poter rilasciare il Green Pass. Luca Milano, vicepresidente dell'Ordine nonché medico di base di Benevento, boccia senza appello la decisione di chiedere alla categoria di provvedere al rilascio dei Green Pass per le vaccinazioni. L'esponente dei medici di base mostra più di una perplessità rispetto alle nuove disposizioni che consentono di poter richiedere la certificazione dell'avvenuta vaccinazione anche al proprio medico di famiglia. È una decisione che lascia un po'. Sorpresi perché il rilascio di una certificazione di questo tipo non ha nulla a che vedere con l'arte medica. Come medici di famiglia, nei nostri studi dobbiamo garantire l'assistenza sanitaria ai nostri pazienti e in questo periodo di covid, post-covid, figuriamoci se possiamo togliere altro tempo ad un lavoro appunto che, eh, di cui i nostri cittadini ne hanno assoluto bisogno. Numerose, infatti, le richieste già pervenute. Veniamo da un anno e oltre di covid e non ci siamo mai tirati indietro, ma chiedere eh, un atto prettamente burocratico e eh, ricevere tantissime telefonate in questi due giorni e sentirsi chiedere dottore quando posso passare per il Green Pass. Intanto nel Sagno il trend dei contagi si conferma in calo con soli tre nuovi casi di positività segnalati dall'Asla di Benevento nelle ultime 24 ore. Cinque pazienti ricoverati nei reparti Covid del San Pio, ma il vicepresidente dell'Ordine dei Medici avverte. Questo aspetto positivo non lo dobbiamo trasformare poi in leggerezza perché questi numeri attuali sono il frutto di un grande lavoro do da record si riempiono le spiagge salernitane dopo il lavoro di ripascimento del litorale, ma non mancano le polemiche. Vediamo. Afa e caldo record non danno tregua anche a Salerno ed è corsa alle spiagge cittadine, entra nel vivo la stagione balneare. Dopo le polemiche per le palizzate alzate dagli stabilimenti nella zona orientale interessata dal ripascimento, ora sostituite da staccionate, presi da assalto tutti i litorali. È una buona valvola di sfogo ci si può comunque spassare nelle migliori maniere possibili. I cittadini se da una parte sono felici di poter andare a mare anche in città, dall'altra chiedono più pulizia e manutenzione. Eh, le spiagge diciamo, potrebbero essere, sono belle ma potrebbero essere meglio perché necessita di più spazzamento più frequente. Se ci fosse più pulizia nelle spiagge, cioè sarebbero ancora più belle perché in molte spiagge di Salerno... Cioè, si vede anche troppa immondizia sulla sabbia, però comunque, se fossero veramente tenute per bene, cioè molto pulite anche, sarebbero proprio belle. Tanto da fare, pulirle come si deve, non mettere sotto sopra la sabbia, non è, non è idoneo. Il mare, non ne parliamo. Finché c'è questo scolo diciamo, di acque putrede. Purtroppo siamo in piena città, quindi evidentemente i depuratori non funzionano. Proprio è una vergogna, la vergogna di Salerno questo, vedete? perché è una bella spiaggia, veramente, vengono tanta gente, è peccato, perché se potesse, se potesse risolvere questa situazione, non c'è che ci assai, no, è giusto, questa è una, è una spiaggia, la più bella della Campania. Principati e Terre dei Longobardi del Sud, l'associazione che mette in rete i comuni di Benevento, Salerno e Caserta per favorire il recupero della comune identità longobarda. Vediamo. Monumenti, arte, musica, storia ed enogastronomia. Oggi a Palazzo Paolo V i sindaci di Benevento, Capo e Salerno hanno sottoscritto la costituzione di un'associazione temporanea di scopo. Principati e terre dei Longobardi del Sud. Con lo scopo di favorire il recupero della comune identità longobarda. È un momento di razionalizzazione culturale che serve a fare massa critica per far capire il valore eccezionale di questi nostri detaggi. se lo facciamo mettendo in rete Benevento, Capo e Salerno che sono delle polarità singolari ed importanti del nostro background storico e culturale credo che facciamo un'azione intelligente e un'azione utile ai territori è l'unico modo per promuovere l'intero territorio e lavorare in rete Capo ci sta, è una fortuna poter collaborare con due grandi comuni quali sono Salerno e Benevento e i Longobardi nel nostro territorio hanno caratterizzato tutto il territorio. Primo evento con le passeggiate tra le corti e le chiese dei principi Longobardi al centro della Quattro Giorni in programma da venerdì 25 al 28 giugno che si snoderà tra Benevento, Capua e Salerno. La volontà, diciamo, politico-istituzionale di promuovere appunto un itinerario e un'alleanza un deve poi incrociare chi lavora in questo settore. Quindi abbiamo invitato in particolare. Le associazioni di categoria, Confindustria e CNA che si occupano di turismo, perché con loro sarà poi possibile costruire un pacchetto eh, turistico. A Salerno si alza il sipario sulla rassegna teatrale Te Voglio bene, assai, in scena da giugno ad agosto: comicità e grandi classici per mettersi alle spalle la pandemia. Vediamo. Cinque spettacoli nella suggestiva location dei Barbuti nel cuore del centro storico della città. La sala del Gonfalone del Comune di Salerno ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della rassegna Tavoglia ben assai, a cura di Teatro 90 che segna il ritorno in presenza degli spettacoli dopo mesi di stop causa Covid. Classico dei classici, si parte con Filomena Marturano, capolavoro, un capolavoro assoluto. Però vorrei come dire sollecitare una riflessione, Filumena Marturano vive una vita difficile Complessa, fatta di, di molti scuri, molti bui, molte incertezze, molti dubbi. E poi a un certo punto ce la fa: ritrova la luce, ritrova se stessa. È una metafora meravigliosa, sarà il capolavoro sicuramente, ma in questo momento ci serve proprio per rilanciare l'idea della ripartenza. Una rassegna tutta da sorridere, che per noi significa tanto, significa lasciarci alle spalle veramente un periodo buio, negativo, dove siamo stati in vacanza forzata purtroppo. Però il 28 giugno ripartiremo, lo faremo nel migliore dei modi e soprattutto con un, con un sorriso. Per gli amministratori il cartellone teatrale è solo uno dei tanti eventi in programma nell'estate salernitana. Tanti eventi importanti in presenza per dare una risposta concreta appunto a tutte eh, le attività culturali. Dare fiducia alle persone di rivedere teatro, musica e, eh, e stare così bene perché la cultura porta benessere all'anima e al proprio corpo. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Michele Urciolo. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.